dovrebbe essere un 4. Dovrebbe essere un 4. L'assenso alla carriera è stata data, partito velocissimo. Dovrebbe essere un 3. Invasione di... Ed è lancia d'oro per Porta Crucifera, la 80ª lancia d'oro va al quartiere di Porta Crucifera. Sulle immagini di gioia, guardatela, Verdi, guardate Carlo, questo momento bellissimo, la lancia d'oro male, già con un fazzoletto rosso verde splendido. È lì, sì, contesa, è finito in modo splendido, scusa, nonostante quell'inciampo della ripetizione della carriera. I cavalieri sono stati bravissimi, specie gli esordienti. E poi questa di Giacomoni è stata una carriera, una delle più belle che abbia visto, purtroppo non salutata dalla vittoria. Vincono i rossoverdi, che si allontanano ancora di più dai gialloazzurri con i quali hanno corso lo spareggio. Sono stati i migliori, viva i migliori. Bene. E viva la giostra. Soprattutto viva la giostra. Allora Aldo, in questo momento mi vorrei liberare un po' dalla mia adesso puoi farlo e fare il tifoso rosso-verde, quale sono da sempre. Sono felicissimo. Ecco la lancia che viene con un po' la voce, vedi, vedi, ha tornato dai colori rosso-verde. Fammele un po' gustare anche a me. Certo. È una, veramente una adesso bella vittoria. Adesso puoi calarti di nuovo nei tuoi panni di quartierista, è una bellissima vittoria. La lancia, guarda, viene presa da mille mani. Una volta addirittura si ruppe, pensa, per la gioia, tutti la vogliono toccare, è un sogno di un anno che si realizza oppure si perde. In questo caso si è realizzata, guarda la gioia di queste facce. Adesso ci sarà la fatidica conta, 1, 2, 3, arriveranno fino a 24 e gli odiati, virgolette, rivali di Porto Santo Spirito, ecco, l'hanno fatta adesso, rimangono a 21. Ci troviamo sulla Torre di Borgunto, casa Cherici Mascagni, e sono in compagnia del rettore di Porta Crucifera, Giorgio Marmorini, immediatamente dopo la splendida vittoria della replica della giostra del 25 agosto, giostra che ha vinto il trionfo di Porta Crucifera. Ma noi non vogliamo parlare di quell'occasione, ne abbiamo parlato molto diffusamente nelle nostre cronache, vogliamo parlare di quella che è la vita di un rettore, la vita sotto il profilo umano di un rettore e della sua vita di quartierista. Giorgio, come si diventa quartierista? Dunque, in Porta Crucifera è facile diventare quartieristi perché qui è molto sentita la giostra, lo sai bene, stando qui vicino tutti diventano quartieristi e tutti si appassionano alla giostra, poi quelli che lo fanno in maniera, diciamo, più continuata nel tempo hanno la possibilità di diventare anche consiglieri, dirigenti di quartiere e poi si può diventare anche rettori o capitani o altre cose. Ecco, questa è la situazione. Poi come viene vissuta qui nel quartiere, io penso che la città ormai ci conosca molto bene, viene vissuta in maniera molto passionale, per noi la giostra è veramente importante e la festa della città non è una rievocazione storica solamente, è proprio la festa della città in cui tutti ci ritroviamo, ci incontriamo, ci rivediamo e tutti insieme cerchiamo di continuare questa festa con la vittoria, come è stato quest'anno. E si dice in giro che gli aretini vivono la giostra soltanto nel periodo delle giostre, appunto. Qui in Porta Crucifera è diverso? Qui in Porta Crucifera è diverso e cerchiamo di continuare verso questa tradizione. Qui tutto l'anno c'è un circolo ricreativo che funziona, dove si fa vita di quartiere, dove ci si incontra, dove si programma le varie attività anche della giostra. Ci sono anche altre iniziative che tendono a, diciamo, focalizzare l'attenzione dei giovani. C'è il torneo di calcetto che è diventato tradizionale, viene ripetuto a giugno, a luglio ad ogni anno e tutti gli anni riscuote sempre maggiore interesse. Poi ci sono le varie cose che vengono fatte tradizionalmente nel quartiere e poi c'è uno sforzo nuovo del Consiglio Direttivo di diversificare l'attenzione della città, che per noi è già, diciamo, presente tutti i giorni nel quartiere, però di richiedere l'attenzione della città alle nostre iniziative. E questo è stato anche per l'indirizzo che abbiamo voluto dare alla festa. Stasera noi festeggeremo in maniera, diciamo, tradizionale con un Tedeum solenne e una cena della vittoria, una grandissima cena dove c'è una partecipazione di popolo enorme, siamo stati costretti a chiuderla, avremmo occupato interamente le logge. Sì.
fa ridere? Thank you.
sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi dico benvenuti in questa vostra basilica, perché la basilica di San Francesco appartiene al quartiere di Porta Crucifera e solennemente stasera noi celebriamo il giubileo di Porta Crucifera. Celebrazione che vuol dire ringraziare il Signore, perché da Lui, dice San Paolo, viene ogni dono perfetto, e questo giubileo è un dono perfetto del Signore, in cui gli uomini, la passione, desideri hanno collaborato perché si potesse fare questa celebrazione. E per dire e ripetere Excelsior Crux, Maior Gloria, quando il premio, la croce costa, allora si sente più soddisfazione e maggiore la gloria. Il quartiere di Porta Crucifera, senza aver paura di essere smentito, è il più antico di tutti gli altri quartieri, perché le sue strade, i suoi vicoli, i suoi palazzi dicono la civiltà della nostra gente arretina, testimonianza nei muri, nelle case, nelle strade di tutta la nostra passione attraverso i secoli. E questo noi lo diciamo stasera davanti a questa grande croce, la madre di tutte le croci che si venerano nella città di Arezzo. 1250. Vedete, questa croce è gloria del quartiere di Porta Crucifera perché fu ispirata da un giovane frate che seguì San Francesco e che è nato nel quartiere di Porta Crucifera. Quando salite Piazza San Martino e girate poi in via Pellicceria per andare a Sant'Agnese da Don Pietro, poi scendere alla vostra sede, in quell'angolo c'è un grande palazzo che è stato restaurato pochi anni fa. Ha cambiato nome perché nei secoli vari proprietari si sono avvicendati, però quel palazzo è la casa
dei Sinigardi. Dove è nato Benedetto Sinigardi? Aveva 20 anni quando è venuto Francesco Assisi ad Arezzo e allora ha chiesto di seguire il padre Francesco. Francesco lo ha rivestito della tonaca grigia, l'ha cinto ad una fune, è divenuto frate Benedetto. Questo figlio di Arezzo ha avuto una vita avventurosa, è andato missionario giù nell'Oriente, poi è ritornato qui ad Arezzo e ha vissuto la sua vita fino a 92 anni. Ecco, fu lui l'ispiratore di questa croce, perché volle che ci fosse nella chiesa dedicata a San Francesco una chiesa che fosse una croce, che fosse la croce dei poveri. Perché vi dico questo? Nel primo millennio della chiesa c'era una distinzione enorme, anche nelle manifestazioni liturgiche. La croce del primo millennio rappresentava il Cristo risorto, asceso al cielo, quindi nella gloria, non più sofferente. Quando l'araldo che gira nei quattro quartieri la mattina prima della giostra, a un certo punto terminando dice allarmi alla battaglia, però la battaglia è contro un burattino, non è contro gli uomini. Stasera abbiamo presente in questa festa la Santa Croazia che sta per essere annientata da fratelli. Gridiamo con i nostri colori, mettete dei fiori sui vostri cannoni e non sparate ai vostri fratelli. Terminiamo così, però dopo la benedizione devo darvi un appuntamento, ve lo dico dopo. Yeah.
Signore sia con voi. Alzate le bandiere, le lance. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga il suo sguardo su di voi e vi doni la pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Adesso l'appuntamento. Se avete notato, quando vi ho parlato, ho tratteggiato una gloria di questa Chiesa, la Grande Croce, madre di tutte le croci che si vennero in Arezzo. Però nell'anno prossimo, 1992, è il quinto centenario della morte di Piero della Francesca, sommo pittore che nella nostra chiesa ha raccontato la leggenda del legno della croce. Quindi un logico appuntamento. Il prossimo anno ritorneremo qui con la lancia d'oro nuova che ricorda, che celebra Piero della Francesca. Ti aspettiamo.
Due ruote per vivere in libertà. Qui nel nuovo centro commerciale Pratacci in via Einstein 85 c'è la nuova sede di Cicli Motor. Thank you.